l'onorevole Riccardo Fraccaro, anzi, cittadino Riccardo Fraccaro, non voglio sbagliare, del Movimento 5 Stelle. Partiamo proprio dal più eclatante, forse, dei vostri successi, che è quello di Virginia Raggi a Roma. 35,2% dei voti contro il 24,9% di Roberto Giachetti, candidato del Partito Democratico, con il quale dovrà vedersela al ballottaggio tra 15 giorni. Io vorrei chiederle, quanto ha pesato la mala gestione di Roma degli ultimi anni, gli scandali come Mafia Capitale, in questa vostra vittoria? Gli elettori hanno trovato in voi l'unico voto, diciamo, salvo in qualche senso? Innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito. Io credo che abbia pesato, ma sono stati tanti gli elementi che hanno pesato in questa campagna elettorale. Credo anche che i cittadini italiani abbiano capito come in questi anni, lì dove stiamo governando, nei comuni, nonostante un tentativo di disinformazione, per me è stato in alcuni casi anche abbastanza grave, hanno capito che noi non stiamo affrontando problemi, li stiamo risolvendo. E sono i problemi che hanno portato in tutti i comuni italiani la gestione partitica di questi anni. Li stiamo risolvendo, li stiamo risolvendo bene. A cosa si riferisce lei, all'esperienza nei comuni che avete amministrato o in Parlamento? Entrambe. In Parlamento abbiamo dimostrato di essere una forza politica, forse la prima negli ultimi 20 anni, che mantiene le promesse fatte, e questo gli elettori l'hanno apprezzato, e lì dove siamo arrivati a governare hanno capito i cittadini che stiamo lavorando per l'interesse collettivo. Ovviamente Roma, i cittadini si sono trovati una situazione disastrosa, molto più che in altre città importanti, e quindi l'esigenza, la richiesta di cambiamento che il Movimento 5 Stelle oggi che propone è effettivamente percepita come urgente. Nelle altre città abbiamo avuto comunque dei risultati estremamente importanti, forse il cambiamento è un po' più lento, ma perché appunto la situazione politica generale e amministrativa era meno drammatica che a Roma. Ecco, in ogni caso, ovunque questa proposta del Movimento 5 Stelle è percepita sempre di più dai cittadini come una proposta concreta, reale e fattiva. Eppure siete stati contestati anche su questo un po' dai vostri avversari, cioè sull'assenza in realtà di un programma specifico su Roma, di una lista di assessori, una squadra per la vostra candidata già definita in partenza. Poi un piccolo passo indietro, Roma come banco di prova a livello nazionale, se si tolgono altre città importanti, per carità, come Livorno, Parma, comunque Roma è Roma, una città difficile, la storia ce lo racconta. Voi siete pronti a governare Roma? Sì, noi siamo pronti perché abbiamo fatto un percorso molto importante. Io ho conosciuto il nostro candidato sindaco, ho avuto il piacere, Virginia Raggi, ho trovato che sia una persona non solo competente, determinata e capace, ma è anche una persona con grande capacità di ascolto, di comprensione, e credo che l'amministrazione Raggi sarà caratterizzata proprio da questi elementi: mano ferma, competenza nei confronti degli amministratori, della gestione della città, soprattutto mano ferma nei confronti di chi ha responsabilità dei cittadini e la sta usando per l'interesse personale, dall'altra parte grande capacità di ascolto e umiltà nell'affrontare, nel dialogare con i romani che si trovano centinaia di problemi ogni giorno, e una città che sicuramente non li aiuta. Giachetti dice che si riparte dallo 0-0 al ballottaggio, sarà così secondo lei? Beh, nel ballottaggio si parte da zero, ovviamente, noi partiamo però con una credibilità che il Partito Democratico non ha, ovviamente. Partiamo con la credibilità di chi ha fatto la campagna elettorale senza finanziamenti pubblici, ha fatto la campagna elettorale senza lobby, di chi ha fatto l'opposizione in questo anno in Campidoglio, e l'ha fatta con competenza, maturando l'esperienza necessaria per poi oggi governare quella città. Fraccaro, voi siete sempre stati coerenti sul punto di non fare alleanze con nessuno, questo è valso su scala nazionale e vale ancora oggi a livello amministrativo. Temete il fatto che invece possano essere questa volta contro di voi gli altri ad allearsi, anche destra e insieme, per andare contro i vostri candidati più forti? Sì, effettivamente credo che questa sia una possibilità, ma in questi anni abbiamo visto
come sia il centrodestra che il centrosinistra abbia individuato come il nemico da combattere il Movimento 5 Stelle, ma per me questo è un attestato della validità del nostro percorso. Se ti proponi come forza di cambiamento, è chiaro che avere tutto il sistema contro sia un attestato che quel cambiamento che tu proponi sia reale. A livello proprio pratico, lo temete in termini di voti? Io lo temo in tutta Italia, lo temo all'interno dei comuni, perché credo che i partiti oggi vogliano tagliare le gambe al Movimento 5 Stelle e ritornare a quel sistema dell'alternanza che ha permesso di spartirsi il paese in questi anni. Ma credo che i cittadini non glielo permetteranno. Perché su Milano il Movimento 5 Stelle non ha inciso rispetto ad altre città come Roma, che citavamo, come Torino, per esempio? Cosa avete sbagliato, se avete sbagliato qualcosa lì? O Milano non è pronta ancora per i 5 Stelle? Io sono andato a vedere i dati nel Ministero in questi giorni dei risultati elettorali dentro il Ministero, guardando il sito del Ministero degli Interni e confrontandolo con le precedenti elezioni comunali. A Napoli siamo passati dall'1% al 9%, a Milano siamo passati dal 3% al 10%, a Torino siamo passati dal 5 al 30%, poi a Roma siamo passati dal 12 al 35. Abbiamo come minimo triplicato in tutti i comuni. Il punto di partenza era diverso, ma siamo cresciuti ovunque, mentre il Partito Democratico e le altre forze politiche hanno ridotto la loro capacità di attrarre il consenso, perché sul campo hanno dimostrato di non essere capaci di governare l'interesse dei cittadini. Quindi la soddisfazione di passare a Napoli, per esempio, dall'1% al 10% deve essere per i cittadini di Napoli tale a quella che deve pervadere i cittadini di Roma, che sono passati dal 12 al 35. È una forza dirompente quella del Movimento 5 Stelle ovunque. La provoco un pochino, Fraccaro. Prego. Citava Alessio l'esempio di Milano, sì, dove riescono a trovare una scelta ragionevole e moderata la sinistra e la destra come a Milano. Non c'è spazio per voi? 30 secondi. No, c'è assolutamente spazio. Si accorgeranno i cittadini di Milano che non è una scelta moderata. È solo una questione di tempo. È solo una questione di tempo. Grazie. La prossima elezione arriveremo come Roma al 35%. Grazie. Grazie per essere stato con noi, Riccardo Fraccaro. Adesso